Località sconosciute non meritevoli di un viaggio, grazie al racconto che qualcuno ha fatto, si trasformano in mete da visitare almeno una volta. È successo questo alla terra lucana dopo Basilicata Coast to Coast, debutto alla regia di Rocco Papaleo. Sono passati 10 anni dall'uscita del film, celebrati sul palco del teatro dell'Hotel Santa Venere di Maratea per le giornate del cinema lucano. L'attore, regista e musicista ha salutato il pubblico ringraziando la Basilicata, una regione che ricambia affetto e riconoscenza. Hai detto grazie alla Basilicata, ma la Basilicata deve tanto anche a te. Beh, mi piacerebbe dire che è un amore reciproco. Però quello che ho detto è vero, insomma, io non avevo l'obiettivo. Il film ha fatto un lavoro dentro di me, così come l'ha fatto nei Lucani, insomma. Io stesso mi sono, come dire, riappropriato un po' della mia terra facendo quel film, approfondendola, calpestandola, diciamo, dolcemente, camminandoci sopra, andando da ovest verso est. Io volevo andarmene, me ne sono andato e ho fatto quello che ho fatto perché me ne sono andato. Però ritorno e sempre di più sento che quel film lì ha proprio chiarito l'amore per la mia radice. Nella penultima serata del festival anche il regista di Perfetti Sconosciuti, film di recente nel Guinness World Record per il maggior numero di remake. Ora, colui che è stato quest'anno ambasciatore del cinema italiano nel mondo tornerà presto sul set per supereroi, ma non quelli della Marvel, bensì le coppie che durano nel tempo. Conosce molto bene Rocco Papaleo, che celebra i 10 anni di Basilicata Coast to Coast. Quanto può influire un film nella promozione di un territorio? I film in Italia, ma soprattutto all'estero, non promuovono soltanto il cinema, ma promuovono l'Italia. Quello va capito. Investire dei soldi nel cinema italiano all'estero non vuol dire investirli nel cinema, vuol dire investirli nell'Italia, perché dentro ogni cinema c'è la nostra cultura, c'è il nostro territorio, c'è il nostro turismo, c'è il nostro cibo, le nostre auto, il nostro styling, tutto c'è l'Italia. E quindi portare un film fuori vuol dire portare l'Italia fuori, vuol dire far venire voglia di venire in Italia, farla conoscere. Basilicata Coast to Coast, il film di Rocco, meraviglioso. È un film che ha fatto conoscere in Italia la Basilicata, e questo è quello che qualunque film potrebbe fare sia in Italia ma soprattutto all'estero. Basilicata is all my, my.